Nel difficile sforzo di perdonare e trovare la pace, Maria è sempre pronta a incoraggiarci e a guidarci. Nel santuario mariano di Madù, Papa Francesco ha pregato per la riconciliazione nello Sri Lanka dopo tanti anni di sanguinosa guerra civile. Proprio in questa regione, meta di pellegrinaggi di fedeli cattolici e non solo, troppe volte infatti si sono verificati scontri tra i ribelli tamil e le forze governative, trasformando il santuario in un luogo di accoglienza e protezione dei profughi. Il cuore lacerato del paese asiatico, ha rimarcato il pontefice, ogni famiglia che ha pianto la perdita dei propri cari ha trovato conforto nella Madre Celeste, che sempre tende le proprie braccia verso quanti stanno cercando di ritornare a un'esistenza pacifica. Oggi vogliamo ringraziare la Madonna, ha aggiunto Papa Bergoglio, per questa presenza. Dopo tanto odio, tanta violenza e tanta distruzione, vogliamo ringraziarla perché continua a portarci a Gesù, che solo ha il potere di sanare le ferite aperte e restituire la pace ai cuori spezzati. Davanti a una rappresentanza di famiglie duramente provate dalle ostilità, il pontefice ha infine ricordato che solo alla luce della croce possiamo comprendere il male di cui siamo capaci e di cui persino siamo stati partecipi, e così sperimentare vero rimorso e vero pentimento.